Eccoci qua ragazzi di Organ Italy, ragazzi che ci guardate da tutta Europa. Deborah Iurato ha una voce per San Marino. Ciao a tutti. Bellissimo vederti qui. Grazie. La tua prima canzone in inglese, vero? Outspace. Come ci si sente? Tu hai sempre voluto cantare in inglese. Sì, è sempre stato il mio desiderio avere un mio brano in inglese. E lo dico perché in realtà mi fa un po' ridere, però in realtà è quello che penso. La prima canzone che ho ascoltato in inglese è stata Beauty Houston, e quindi da quel momento io ho sempre ascoltato Whitney Houston, Celine Dion, Tina Turner, quindi stiamo parlando dei grandi della musica soul, R&B, e ho sempre desiderato avere un mio brano in inglese, quindi quale migliore occasione se non una voce per San Marino. Bellissima canzone. E tu hai fatto tante esperienze, amici, poi il Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo, sei presentata terza, bellissima cosa, tale e quale. Ma cosa ti hanno dato tutte queste esperienze? Ma ti hanno lasciato sicuramente dei ricordi straordinari, sono state esperienze incredibili che tutte mi portano il cuore. Amici mi ha permesso di fare della mia passione più grande il mio lavoro oggi, quindi sicuramente devo molto al talent, devo molto a tutte le persone che lavorano all'interno di quella macchina e soprattutto a Maria, ma ognuna mi ha lasciato veramente qualcosa di straordinario. Sanremo ovviamente è un'esperienza dove hai ansie e paure, però nello stesso tempo ti rendi conto della fortuna che hai nell'essere su quel palco, quindi è stato bellissimo anche quello, e tale e quale è stato sicuramente un programma super divertente, dove abbiamo lavorato molto, però ci siamo divertiti, era una gran bella squadra. E adesso qui ho una voce per San Marino, cosa racconta la canzone? La canzone racconta di ricordi, di amore, la voglia di rivivere quello che sono le emozioni, l'amore per qualcuno, a volte quando magari abbiamo le persone che amiamo a fianco non esprimiamo sempre quello che proviamo, no? Quello che sono i nostri sentimenti, e magari ci rendiamo conto forse poi quando è troppo tardi che dovremmo un po' essere più liberi di esprimere, e quindi è una canzone che mi tocca molto e sono molto colorata. Parliamo dell'Eurovision Song Contest, perché se tu dovessi vincere stasera voleresti a rappresentare San Marino in Eurovision. Che cosa sai della manifestazione? Sinceramente non ci ho pensato, nel senso perché mi piace vivermi in godermi momenti, quindi voglio veramente salire sul palco, cantare Outspace e poi non voglio pensarci in questo momento, però è finita l'incrocio di sicuro, perché insomma altrimenti cosa, quindi non hai nemmeno fantasticato su Liverpool, su cosa ti dice Liverpool? Sicuramente sarebbe stupendo andare a Liverpool, però ripeto, voglio godermi questo momento e poi magari e fai veramente molto bene, perché penso che stasera sarà una serata straordinaria. Io comunque ti dico in bocca al lupo, e insomma, sarebbe molto bello se tu vincessi stasera. Io tengo le dita incrociate così, e niente, Deborah Iurato, Outspace, stasera ha una voce per San Marino, mi raccomando, tutti davanti al televisore e tutti a fare il tifo. Ciao a tutti! Ciao!